Fare ricerca indipendente significa fare la vera ricerca, quella pura, che non mira al guadagno o una vendita di un prodotto. Significa voler migliorare la qualità di vita dei pazienti, la pratica clinica, significa andare ad esplorare dei campi che altrimenti rimarrebbero inesplorati, per esempio le patologie rare piuttosto che le malattie dei bambini. Significa veder trasformare un'idea in un progetto strutturato, vederlo crescere passo per passo. Ovviamente per farlo non bastano i clinici, non bastano i medici, ma servono delle infrastrutture solide e altamente formate, dei professionisti qualificati, per esempio gli infermieri di ricerca, i data manager, i coordinatori di ricerca, degli esperti in ambito regolatorio. Senza queste figure professionali l'idea, seppur brillante, rimarrà solo un'idea. Innanzitutto, come reti di ricercatori, dovremmo cercare di fare un po' di pressione sulle istituzioni affinché finanzino la ricerca, altrimenti il sistema Italia non andrà mai avanti. Per il resto è una continua corsa, bandi europei, bandi nazionali, finanziamenti da parte di fondazioni, di associazioni, reinvestire anche i fondi che ci arrivano dalle aziende farmaceutiche attraverso la ricerca sponsorizzata. Il bando Roche è uno degli esempi virtuosi, anche quest'anno ci permetterà di finanziare un po' l'operato di professionisti della ricerca. Una nuova possibilità probabilmente ci verrà offerta dalla nuova normativa in ambito europeo, che consentirà di normare quei rapporti, quelle partnership tra pubblico e privato che fino adesso non erano tanto accettate.